Cari concittadini, questa sera vi devo dare una notizia non buona. Oggi abbiamo avuto 5 casi positivi al coronavirus. Di questi 5 casi, 2 sono degli alunni delle scuole dell'obbligo e questo ci ha messo molto in apprensione, tant'è vero che ho riunito la giunta in seduta d'urgenza per poter affrontare questo argomento e per adottare tutti quei provvedimenti necessari per bloccare l'evolvere della pandemia. Abbiamo deciso tutti di comune accordo di prendere dei provvedimenti molto molto forti e pensiamo anche decisivi. Ho avuto modo di informare la preside, ho avuto modo di informare la referente del Covid nelle scuole dell'obbligo, ho parlato con i pediatri e tutti per avere notizie dettagliate di questa oggi giornata un poco movimentata e soprattutto una giornata piena di tensione. E abbiamo deciso di comune accordo di noi come giunta ovviamente, di emettere un'ordinanza di chiusura delle scuole dell'obbligo, compresa la scuola di San Giovanni, a cominciare da domani e fino al giorno 3 novembre compreso. In questi giorni faremo la sanificazione di tutti i plessi scolastici dell'obbligo per evitare e prevenire ulteriore diffondere del virus. Certamente è un momento un po' particolare. Questo momento richiede la partecipazione di tutti, sia noi come amministrazione, ma anche da parte dei genitori che debbono avere molta prudenza. Oltretutto, tutti i bambini che hanno avuto contatti con questi 2 alunni positivi stanno facendo o hanno già fatto il tampone e sono in attesa di avere l'esito. Questo per consentirci di avere il quadro chiaro della situazione, perché tutti, anzi aggiungo che questi bambini sono già in quarantena e certamente dobbiamo tutti noi collaborare e impegnarci al massimo affinché possiamo prevenire ulteriori contagi. Dipende anche da noi, dai nostri comportamenti, dal nostro modo di stare in compagnia, per cui da domani e fino al giorno 3 le scuole saranno chiuse. Speriamo e faremo di tutto affinché questa espansione del virus possiamo contenerla quanto più rapidamente possibile. Grazie.